Maria De Filippi. Valerio Scanu fa una nuova confessione. Qualche ora fa il famoso cantante di origini sarde Valerio Scanu ha rilasciato un'interessante intervista al Messaggero TV. E in questa circostanza è anche tornato a parlare di Maria De Filippi. Come molti si ricorderanno, circa un anno fa, Valerio Scanu ha scritto un post contro la De Filippi sui social, che ha sollevato una incredibile bufera mediatica. Un post che pare essergli costato molto caro. È stato proprio lui stesso a rivelarlo in questa intervista, asserendo: in pratica l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha fatto capire che con la popolare conduttrice di Uomini e Donne, e C'è posta per te, i rapporti siano assai tesi, soprattutto dopo quel suo famoso post pubblicato su Twitter, in cui ha espresso solidarietà nei confronti di Morgana ai tempi della famosa polemica dell'anno scorso. Inoltre, sempre in quel famoso post, ha anche svelato che sarebbe bastato uno schiocco di dita della De Filippi o qualcuno del suo entourage per ritrovarsi senza un lavoro. Una dichiarazione che evidentemente sembra non sia piaciuta alla presentatrice. Valerio Scanu e Maria De Filippi. Ecco svelato come sono i loro rapporti. Valerio Scanu è tornato a parlare di Maria De Filippi dopo tutta la polemica avvenuta sui social all'incirca un anno fa. Il cantante sardo, in un'intervista rilasciata al Messaggero TV, ha dichiarato di non essersi pentito minimamente di aver scritto determinate cose su Twitter. Un post che però ha confermato essergli costato molto caro. Tuttavia questa polemica ormai pare essersela gettata alle spalle. E proprio in questi giorni uscirà il suo libro autobiografico in tutte le migliori librerie. Inoltre, a partire da venerdì prossimo, in tutte le radio verrà trasmesso anche il suo nuovo singolo intitolato Ed Io. Un brano scritto dal vincitore di Sanremo Giovani di qualche anno fa Tony Maiello e dalla sua amica del cuore, nonché ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Simonetta Spiri. A questo punto non resta che fargli un grosso in bocca al lupo per questi due nuovi e importantissimi progetti, nella speranza che riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati. E sicuramente questo sarà lo stesso augurio che gli avranno fatto anche i suoi tantissimi fan, che da oltre 10 anni lo seguono ovunque.